Sì, ma Safra ha un cuore immenso e l'abbiamo testato io, diciamo, in prima persona anche in questa occasione con la presenza di tantissima gente stasera, ma anche con la risposta che c'è stata ieri ad un appello che l'amministrazione ha lanciato alle associazioni di volontariato. C'è stata una risposta commovente, straordinaria, e si è avviata una rete di solidarietà che è stata strutturata attraverso le articolazioni dell'amministrazione comunale, sempre interfacciandoci con la prefettura che dà le indicazioni, anche le indicazioni di carattere concreto che abbiamo stasera dato alla cittadinanza presente per gestire questa nuova grande problematica della guerra e della crisi internazionale. Stasera abbiamo voluto fare questa iniziativa sia per far sentire che siamo dalla parte giusta della storia, per dare questa idea ai nostri ragazzi in particolare, che ringrazio per la loro presenza, erano davvero tanti stasera, provenienti da tutte le scuole di Massafra di ogni ordine e grado, per dare loro l'idea di quanto sia importante credere in questo valore e porlo al di sopra di ogni altro, ma anche per dare un senso a questa, diciamo, grande solidarietà e tradurla in atti concreti, che possono essere sia donazioni di carattere finanziario, piccole o grandi, quelle che siano, ma anche donazioni di beni materiali, soprattutto beni di prima necessità, ma anche donare il proprio tempo, perché se la situazione non cambia e non ci sembrano essere questi spiragli, almeno nell'immediato, noi ci troveremo a dover accogliere tanti profughi dall'Ucraina e quindi dovremo far sentire loro quanto più possibile il nostro calore, la nostra vicinanza, e quindi offrire loro anche il nostro tempo a questi ragazzi che arriveranno, a questi uomini e a queste donne. Quindi l'idea è preparare Massafra a mettere in evidenza questo cuore immenso che anche in questa occasione si è palesato in tutto il suo splendore. Testimoniare, esserci in questo momento, essere costruttori di pace, soldati ma della pace, è fondamentale. E tanta gente in piazza, tanti ragazzi in piazza, è davvero un bel messaggio, anche perché loro stanno vivendo un momento drammatico. Era appena finita o quasi finita la pandemia, assaporavano la loro libertà, adesso un'altra cappa peggiore di quella di prima la guerra, e quindi dobbiamo essere vicino ai nostri ragazzi, vicino alla popolazione dell'Ucraina, e cercare e sperare che questa guerra, questa pazzia della guerra, finisca il prima possibile. Ho raccontato quello che mi è successo in casa, no? Mia figlia che quasi si sentiva in colpa di essere felice pensando ai bambini e le bambine che come lei invece in questo momento sono sotto le bombe. Beh no, dobbiamo tenercela stretta questa gioia, dobbiamo trasmetterla anche, vivere la nostra libertà e la nostra democrazia con coraggio e con gioia, perché viva Dio, sempre meglio una democrazia imperfetta che non una dittatura perfetta che poi fa questi disastri nel mondo.